Era l'8 maggio del 1982, quel giorno, sulla pista di Zolder, nelle prove del Gran Premio del Belgio, moriva Gilles Villeneuve, uno dei piloti più spettacolari e amati della Formula 1. Da allora sono passati 33 anni, ma il mito del canadese non è affatto tramontato. Gilles nasce l'8 gennaio nel 1950 a Saint-Jean-sur-Richelieu, nel Québec, e ricomincia anche la sua avventura nello sport, partecipando a gare tra motoslitte. Poi passa alla guida delle auto, sulle quali diventa ben presto un funambolo. Nel 1976 vince sia il campionato di Formula Atlantic canadese sia quello statunitense. Nel 1977 fa invece il suo esordio in Formula 1 su una McLaren nel Gran Premio di Gran Bretagna. Nello stesso anno viene ingaggiato dalla Ferrari, la scuderia della sua vita, che gli fa fare le ultime gare in sostituzione di un altro mito, Niki Lauda. Corre con la rossa poco più di 4 anni, vince in totale 6 Gran Premi e conquista il secondo posto nella classifica generale del 1979. La sua fama cresce di anno in anno e non per le vittorie, ma soprattutto per i duelli in pista, sempre senza esclusione di colpi e sempre molto spettacolari. Il più famoso a Digione nel 1979 con la Renault Turbo di Arnoux. Muore nel 1982 senza realizzare il sogno di vincere il mondiale, ma lasciando in buone mani la sua eredità. Suo figlio Jacques, nato nel 1971, compirà nel 1997 infatti l'impresa, ma è riuscita al padre.